4 luglio, Santa Elisabetta di Portogallo. Santa Elisabetta di Portogallo nacque nel 1271 da Pietro III e Costanza d'Aragona. Nipote di Santa Elisabetta di Ungheria, ricevette il nome della zia, da poco canonizzata. A 12 anni, per esigenze dinastiche, fu data in moglie a Dionigi, re del Portogallo, e fu un'unione non molto felice per la leggerezza del marito, che entrò in conflitto anche con il figlio Alfonso, erede al trono. Fu donna di grande compassione e di pace, nell'ambiguo mondo di corte, testimone singolare della spiritualità francescana nei luoghi dell'orgoglioso potere e dell'inimicizia cortigiana. Rimase pazientemente accanto al marito, sia nei giorni dei suoi litigi e sospetti insani, sia curandolo nella sua ultima malattia e raccogliendo la consolazione della conversione di lui a rettitudine e verità. Rimasta vedova, vendette i suoi beni per darli ai poveri e prese l'abito di terziaria francescana, dedicandosi ancor più assiduamente alle opere di misericordia. Dopo un pellegrinaggio a Santiago di Compostela, si stabilì presso il convento delle Clarisse di Coimbra, da lei fondato. Da lì usciva solo per missioni di pace nell'agitato mondo familiare. In uno di questi viaggi concluse la sua vicenda terrena il 4 luglio 1336 e venne sepolta a Coimbra. Il suo sepolcro fu subito meta di devoti pellegrinaggi e luogo di miracoli. Fu canonizzata nel 1625 da Papa Urbano VIII.